Bene, abbiamo approfondito in una prima nota l'ipotesi del cosiddetto ius patronatus, diritto col quale Geoffroy, primo de Charny, avrebbe potuto sanare il suo titolo di possesso poco chiaro sulla sindone. Nondimeno, la questione di un titolo di possesso poco chiaro sulla sindone potrebbe comunque farci prendere in considerazione un altro percorso. Proviamo allora a spingerci oltre. Passiamo dunque ad una seconda nota. È quasi un dogma nella storia della sindone che Geoffroy, primo de Charny, sia, quantomeno ad oggi, il primo possessore documentato della sindone. Ma se invece Geoffroy, primo de Charny, non avesse conosciuto per nulla la sindone? Come già abbiamo detto in precedenza ed anche nella nostra video lezione 3, l'ipotesi ad oggi più verosimile circa l'arrivo della sindone all'Irei sarebbe quella che ritiene che la sindone possa essere stata portata in dote da Jean de Vergy in occasione del suo matrimonio con Geoffroy, primo de Charny, la quale Jean de Vergy era una pronipote di Othon de la Roche, un nobile borgognone che, unitosi alla Quarta Crociata, avrebbe trafugato la sindone in occasione del saccheggio di Costantinopoli del 1204. Inoltre, abbiamo ampiamente argomentato come l'anno più probabile della prima ostensione della sindone all'Irè possa essere stato il 1357 e Geoffroy, primo de Charny, in questo anno era già morto. Il signore di Liray, infatti, era morto, come sappiamo, durante la battaglia di Poitiers il 19 settembre 1356. Ebbene, è possibile che Jean de Vergy possedesse la sindone senza che suo marito, Geoffroy, primo de Charny, ne fosse a conoscenza? Ovvero, è possibile che Jean de Vergy tirò fuori la sindone nel 1357 senza che suo marito avesse saputo mai nulla di questa reliquia? Ecco, l'ipotesi che Jean de Vergy non avesse condiviso col marito il possesso della sindone sembrerebbe inverosimile. In primo luogo, per il fatto che una donna a quell'epoca era subordinata in tutto al marito e non gli avrebbe tenuto nascosto qualcosa a meno che non fosse una relazione extraconiugale. In secondo luogo, se Jean de Vergy voleva o doveva tenere nascosta la sindone, l'avrebbe tenuta nascosta anche dopo la morte del marito. Difatti, Geoffroy, primo de Charny, nobile cavaliere crociato, devoto cristiano, non era certamente da ritenere un ostacolo alla venerazione della sindone. Bene, certo, tutto assolutamente vero e condivisibile. Tuttavia, riflettiamo bene. Il possesso della sindone era comunque scaturito, come è probabile, da una ruberia. E a quell'epoca era già fortemente in vigore l'antico divieto di trafugare le reliquie, pena la scomunica. Divieto che sussiste anche oggi, così come abbiamo già riferito nella nostra video lezione 5. Non dimentichiamo poi come Papa Innocenzo III avesse già fortemente riprovato
a suo tempo il saccheggio di Costantinopoli del 1204. Inoltre, Geoffroy, primo dei Charny, era morto nella battaglia di Poitiers il 19 settembre 1356. Quindi, il re aveva perso il suo signore, Jean de Vergy aveva perso il marito e i loro due piccoli figli avevano perso il padre, con tutte le relative conseguenze negative a livello di potere e di blasone, e chiaramente con tutte le relative conseguenze negative a livello economico. Infine, le casse di Liré avevano perso la rendita annuale garantita dal re di Francia, caduto in mani inglesi sempre nella battaglia di Poitiers del 19 settembre 1356. Ecco allora come l'unico modo che Jean de Vergy avesse potuto avere per poter tirare avanti la famiglia e tenere in piedi l'intera realtà di Liré, proprio attorno al 1357, anche a costo di affrontare grossi rischi, sarebbe stato proprio quello di tirare fuori la sindone ed ostenderla. Sindone che fino a quel momento sarebbe stata tenuta nascosta da Jean de Vergy, forse senza farne menzione neanche al marito, proprio perché Jean de Vergy sarebbe stata a conoscenza di come la sindone fosse derivata appunto da una ruberia. Quindi, chi l'avesse posseduta sarebbe stato passibile di scomunica a causa della violazione del divieto, già menzionato, di trafugare le reliquie. Ecco dunque come l'ostacolo alla venerazione della sindone non sarebbe stato Geoffroy primo de Charny, bensì proprio il divieto di trafugare le reliquie, ovvero il fatto che la sindone provenisse da un trafugamento. E poi, per Jean de Vergy, forse sarebbe stato meglio venir meno al dovere di subordinazione nei confronti del marito, piuttosto che esporsi pericolosamente a ricevere la scomunica, ampliando il bacino dei depositari del segreto, con rischio di una qualche fuga di notizia. Scomunica, tra l'altro, che avrebbe potuto estendersi anche agli interi due casati, De Vergy e De Charny. Tenere nascosta la sindone, quindi, anche in violazione della prassi di subordinazione al marito, potrebbe essere stato, per Jean de Vergy, l'unico modo per proteggere dall'onta della scomunica sé e il suo casato, per proteggere suo marito e il casato di quest'ultimo, e a maggior ragione per proteggere i loro due figli ancora piccoli, ovvero l'avvenire di questi ultimi. Sindone che forse Jean de Vergy avrebbe continuato a tenere nascosta per tutti i motivi esposti se le contingenze di signoria e familiari, nonché chiaramente quelle economiche, non fossero drasticamente precipitate dopo la battaglia di Poitiers del 19 settembre 1356. E chissà, forse proprio la minaccia della scomunica, a causa della violazione del divieto menzionato di trafugare le reliquie, potrebbe essere stato un
motivo, un qualcosa per cui la sindone, dopo la sua esposizione all'Irè attorno al 1357, riconosciuta quale reliquia trafugata, sarebbe ritornata nel nascondimento fino al 1389, anno del memoriale di Pierre Darcy. Ebbene, dato atto di tutto ciò, siamo comunque anche in tal caso in presenza di ipotesi. È chiaro comunque che possiamo pure ipotizzare come Jean de Vergy, nel pieno rispetto del dovere di subordinazione che doveva al marito, potesse aver condiviso con Jouffroy, primo de Charny, la scottante questione riguardante l'origine della sindone, fatto salvo poi tutto il conseguente scenario descritto, drasticamente precipitato dopo la battaglia di Poitiers del 19 settembre 1356. Non di meno, è chiara anche un'altra cosa. La scomunica a causa delle reliquie trafugate valeva tanto nel 1357 quanto nel 1389. Ma allora perché nel 1357, dato che la sua posseditrice sarebbe stata minacciata di scomunica, la sindone sarebbe ritornata nel nascondimento, ma nel 1389 sarebbe stata nuovamente esposta da chi la possedeva? Beh, non è facile dare risposte storicamente certe nel merito. Come spesso accade, il tempo è un valido alleato per dimenticare o sanare i problemi, ovvero per trovare degli escamotage, tanto oggi quanto allora. Così come un'alleata valida per dimenticare o sanare i problemi, spesso è anche la conoscenza, o ancor meglio la parentela, con alte personalità di spicco, ovvero essere personalità di spicco, tanto oggi quanto allora. Vero è comunque che di congetture ne potremmo fare ancora altre ed altre. Ci siano sufficienti queste.